dimmi quando sei nato e ti dirò come sei. Parliamo di generazioni. Ce ne sono tante, diverse, anche con alcune sorprese. Intanto, se non lo hai già fatto, puoi iscriverti al mio canale, trovi quel pulsante, iscriviti, accanto una campanellina, serve per ricevere una notifica di ogni mio nuovo caricamento di video. Intanto, sigla. Piccola premessa, viviamo in un contesto storico-geografico che ci forma e ci influenza, uno spazio in cui condividiamo un sistema di valori e in cui costruiamo una prospettiva sul futuro. L'insieme quindi di persone che è vissuto nello stesso periodo ed è stato esposto in qualche modo a eventi simili che l'hanno caratterizzato viene identificato in sociologia con il termine generazione. Parliamo quindi di persone che sono accomunate dal fatto di essere nate in un determinato periodo. Tutto questo può influenzare anche in modo forte il modo di agire, di pensare, di comunicare, ma non solo. Ci sono anche abitudini, ricordi, così come film, giochi, miti e musiche che costituiscono un sostrato comune. Prima di andare avanti è bene ricordarti che si tratta di generalizzazioni, le eccezioni ci sono così come le divergenze, ma cominciamo il nostro viaggio. La generazione dei baby boomers. Sono i nati tra il 1946 e il 1964. Sono coloro che hanno messo in piedi molti dei sistemi che reggono ancora oggi la nostra società. Hanno vissuto il periodo della ripresa economica e del boom demografico. C'è chi si è dato anche a rivoluzioni culturali, chi al pacifismo, al femminismo. Sono per lo più persone orientate al lavoro, puntano alla carriera, così come all'impegno politico e civile. La generazione X. Sono i nati tra il 1965 e il 1979, sono cresciuti all'ombra dei baby boomers, ne hanno in qualche modo subito l'imposizione sociale. I baby boomers hanno infatti mantenuto la visione del mondo e la centralità negli assetti di potere. C'è chi ha definito la generazione X come la generazione invisibile, costantemente esposta al rischio di subalternità rispetto a quella precedente. Eppure, questa generazione X ha sensibilità maggiori e un'apertura mentale maggiore verso le differenze di genere, di razza, sessuale. Sono i primi ad essere cresciuti con le nuove tecnologie. Ma attenzione, dentro questa generazione X c'è una distinzione importante da fare. Chi è nato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sa bene di avere vissuto una realtà differente rispetto a chi è nato o prima o dopo queste due date. Parliamo degli Xennials. Sono i nati fra il 1977 e il 1985. Hanno vissuto un'infanzia totalmente analogica. Conoscono i giochi all'aperto, il muretto e la cabina telefonica. Sono cresciuti con i cartoni animati del pomeriggio, ma sono anche coloro che nell'adolescenza si sono imbattuti nella grande rivoluzione digitale. Hanno conosciuto e usato i videogame e sono i primi ad aver sperimentato internet a livello social. Conoscono la bellezza del digitale così come quella dell'analogico. Sanno utilizzare e adattarsi in poco tempo a tutte le novità digitali. Sono la generazione che sta in mezzo a due modi di vivere tanto differenti tra loro. La generazione Y, ovvero i millennials. Sono i nati tra il 1980 e la prima metà degli anni 90. Hanno convissuto con media e nuove tecnologie digitali, hanno fatto i conti con un mondo lavorativo precario, hanno assistito alla morte delle ideologie. Spesso questa generazione viene definita anche come la generazione Peter Pan. Non di rado, infatti, c'è una propensione a ritardare alcuni riti di passaggio all'età adulta rispetto alle generazioni precedenti. Così come c'è un senso di pigrizia diffuso. La generazione Z. Sono i nati dalla fine degli anni 90 fino dopo il 2000. Loro sono la vera prima generazione nativa digitale.
Rete, dispositivi come smartphone e tablet fanno parte della loro vita. Sono rapidi, ma per certi versi meno accurati. Quando sono venuti al mondo, internet era già una realtà. Sono considerati come avvezzi all'uso della tecnologia e dei social media, e proprio i social costituiscono e svolgono un ruolo fondamentale nel loro processo di socializzazione. Ti sei riconosciuto in una delle generazioni appena illustrate? Bene, lascia il tuo like oppure un commento per dirmi cosa accomuna la tua generazione. A presto!